È pur vero che prima dell'appello, diciamo, è informale la Presidente, seduta, no? che giorno era, così per Poi glielo curiosità, dico ormai? io, non Non lo era, so, dico, in senato. prima, sì, siamo a registrazione, dico, fin quando non c'è, diciamo, l'appello chiamato all'inizio seduta, diciamo, è informale, però sempre là è. Buongiorno a tutti di nuovo, buon fine settimana, ben ritrovati, seduta ordinaria del 12 ottobre 2020, secondo appello, ore 11:43, invito il dottor Manfred a chiamare l'appello, gentilmente. Sì, buongiorno. Aresu. Presente. Cannella. Presente. Di Muli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Presente. Pernice. Presente. Sino. Presente. Susino. Susino assente. Sì, onorevole, Andarello. sì. Presente. Valenti. Presente. Susino assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti. Costata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la Niente, seduta e nomino gli ispettori niente. consiglieri. Che succede? Ah, ok. I consiglieri Cannella, Aresu, Valenti. Se non ci sono contrari o astenuti, il Consiglio approva all'unanimità. Comunicazioni per iscritto non ce n'è, ma sapete tutti, l'abbiamo anche detto in chat, visto che è successo venerdì e non ci siamo potuti vedere, che la circoscrizione ad oggi risulta chiusa perché un dipendente ha avuto contatto con un positivo, quindi non significa che il dipendente è positivo, contatti relativamente, diciamo contatti oramai si usa anche quello visivo, dico non hanno avuto né stretta di mano né saluti e né niente. Sono stati nella stessa auto ma indossando entrambi le mascherine, quindi per in via precauzionale la sesta circoscrizione è stata chiusa, tutta la sesta circoscrizione è stata chiusa Presente. Dottore Maffè, presente. Buongiorno, consigliere Susino, 11:45, quindi tutta la circoscrizione ad oggi risulta chiusa, si aspetta la sanificazione e i tempi post-sanificazione. Hanno iniziato oggi, la reset è iniziata oggi, con il quinto piano, come ci comunicava poco fa, non so chi era presente, il signor Montalbano, entro giovedì dovrebbero finire tutto il palazzo. Quindi chiaramente se ognuno di noi ha conoscenze di persone che hanno prenotato delle pratiche, ancor più quelle urgenti, quelle in scadenza, cioè magari chi deve partire avrà prenotato la carta d'identità e quant'altro, è obbligo chiaramente avvertirli. Quindi si procederà solo alle pratiche in modalità telematica e quindi in pieno uno smart working. Questa oramai è diventata la routine, è diventata, tra virgolette, la normalità e ci dobbiamo un pochettino abituare. Oggi stesso considerate che 700 operatori del mercato ortofrutticolo non stanno lavorando, poiché tre sono risultati positivi e alla stessa maniera, in via precauzionale, hanno chiuso il mercato ortofrutticolo. Ieri hanno chiuso, l'ho constatato tra l'altro di persona, perché avevo un convegno ai cantieri culturali, un convegno che era previsto dalle 9 alle 18. A ora di pranzo circa ci hanno fatto uscire perché hanno chiuso i cancelli, quindi da oggi sono chiusi anche i cantieri culturali della ZISA perché una portiera è risultata positiva, quindi anche i cantieri culturali ci hanno lasciato. Quindi oramai dobbiamo convivere. Chiaramente noi, io non voglio perdere l'occasione nel rinnovare il nostro senso di responsabilità, nell'incentivare la gente a sì convivere con questo periodo, questo coronavirus, ma a continuare ad usare
tutte le precauzioni, tutte le misure per limitare il più possibile il diffondersi dello stesso virus. Quindi noi abbiamo l'obbligo, in quanto rappresentanti istituzionali, non solo di doverlo fare, ma anche di impartirlo. Non ho altre comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Non vedo nessuna. Dottor Manfrè, verbali non abbiamo al momento da approvare. Al momento non ne abbiamo pronti. Sì, mi è arrivata oramai è tardi perché mi è arrivata chiaramente in ritardo, quindi parlava del comunque possiamo sicuramente, non, grazie a Dio non riguardava la nostra circoscrizione, ma possiamo comunque dare la stessa lettura, giorno 9, quindi venerdì, per questo non ce l'abbiamo fatta, e di pomeriggio ha avuto luogo l'iniziativa di Il Centro, stop alle discariche abusive, organizzata su proposta della prima circoscrizione in collaborazione con l'amministrazione comunale dell'Arrap. Ne sono venuto a conoscenza tramite social, tramite qualche consigliere della prima circoscrizione che ha postato il tutto, quindi con circa 100 volontari di associazioni e comitati del centro, insieme a semplici cittadini, consiglieri comunali e di circoscrizione, e componenti della giunta comunale di circoscrizione, hanno... Parlo oramai al passato, la lettera al futuro, parlo al passato. Si sono dati appuntamenti in 6 piazze e strade dei 4 mandamenti storici per rimuovere insieme agli operatori il RAP le discariche di rifiuti ingombranti. Negli spazi saranno collocati elementi di arredo, sono stati collocati elementi d'arredo di cui i cittadini si faranno tutori contro furti, futuri abbandoni. Sarà anche l'occasione per presentare il piano di videosorveglianza già avviato alla Polizia Municipale in collaborazione con RAP e Sisti. L'appuntamento per la stampa è alle ore 15 a Piazza Mangione di fronte alla scuola Ferrara. È successo, ne ha avuto luogo, vi ripeto, l'ho visto dalle pagine dei miei contatti Facebook, quindi sui social, girerò il link così ognuno di noi ne possiamo apprendere. È stata una bella iniziativa, sperando che possa sensibilizzare chi è abituato a questo tipo di, non lo so se chiamarlo solo inciviltà, diciamo, ci possiamo anche limitare alla sola inciviltà, o comunque a questa brutta abitudine che c'è soprattutto a Palermo, ovvero il formarsi di discariche di ingombranti. Quindi è una bella iniziativa che sicuramente non può e non deve supplire ai ruoli che c'è l'amministrazione e le società che ne fanno capo, anche se sappiamo benissimo che nel contratto di servizio non è previsto, quindi ogni intervento, ma non ripetiamo sempre le stesse cose, sono interventi straordinari, ma è una bella iniziativa più che per il momento ben preciso, appunto, in cui si svolgono queste attività, per il futuro, che comunque, essendo coinvolti tutti i cittadini, essendo coinvolti più di 100 cittadini, si auspica che comunque si può toccare quella sensibilità che ognuno di noi non ha. Parlo ognuno di noi, ma chiaramente per chi è abituato a queste brutte abitudini. Quindi niente, dico, faccio un plauso alla prima circoscrizione per aver organizzato questo, sperando che si possa, quindi con un invito che faccio a noi stessi, che si possa estendere in tutte le circoscrizioni. Non vorrei che chi è consigliere della prima circoscrizione fosse avvantaggiato, tra virgolette, diciamo anche sul senso di responsabilità e anche sul senso del da farsi, se così si può chiamare, visto che vive il territorio della prima circoscrizione e quindi il cuore pulsante della città di Palermo.
La presidenza non ha altre comunicazioni. Presidente, mi scusi, come si chiama l'iniziativa? Come è denominata? L'iniziativa è denominata Vivi il Centro Storico, Vivi il centro storico. trattino, stop alle discariche abusive. Sì, grazie. Stop Lei. alle discariche abusive. Ok, non vedo nessun prenotato, quindi suppongo che non ci siano altri interventi. Presidente, mi scusi, posso fare soltanto una domanda? Per Certo. quanto riguarda il comitato educativo, ci sono in previsione qualche riunione con i presidenti o riunioni per quanto riguarda tutto il comitato, anche in forma telematica? I presenti che significa, scusi, considerare. Dico, se c'è qualche riunione in atto in questi giorni dico, discutere No, 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 qualche no, i progetto. presidenti chi erano? Cioè, lei ha detto una riunione con i presidenti, quali presidenti di cosa? Di associazioni, di circoscrizioni? Delle associazioni e quindi anche del presidente nostro della circoscrizione. Dico, se c'è qualche Allora, riunione in sì. atto, se c'è qualche cosa, dico, eventualmente se possiamo essere informati su questo. Certo, assolutamente. Allora, in realtà quando ho partecipato alla riunione con tutti i presidi, dirigenti scolastici o comunque chi ne faceva le veci in quell'occasione, di tutte le scuole del territorio della sesta circoscrizione che si è svolto a settembre, non ricordo bene il giorno, io stesso, visto che tutti i presidi avevano, ve l'ho raccontata questa riunione per filo e per segno, faccio un attimo velocemente un riassunto, si lamentavano quasi tutti i presidi di alcune, erano presenti la circoscrizione, quindi alla mia persona, perché il presidente qualche ora prima mi ha detto che non poteva essere presente per problemi personali, i presidi, l'edilizia scolastica, assessore, dirigenti e quant'altro. E ognuno dei presidi prospettava due, tre, quattro problematiche, questo è il numero che abbiamo riscontrato, alcune che riguardavano sicuramente l'edilizia scolastica, perché è chiaro che se c'è un cornicione messo in sicurezza da ripristinare, è un ascensore da ripristinare, era inutile che io facevo la domanda, perché la mia domanda l'avrei inoltrata alla dottoressa Fiasconaro o comunque all'assessore, erano presenti, quindi è chiaro che abbiamo. Ho cercato nel mio intervento, ho detto che ho cercato di scindere le due cose, quindi quello che riguardava l'edilizia scolastica erano presenti e non hanno preso appunti. Ho invitato ogni preside a pormi a me richieste o quesiti circa altre problematiche che riguardavano più che altro gli spazi esterni delle scuole, quindi la sicurezza, che sappiamo benissimo che al momento non può essere in itinere. Il disservo, lo spazzamento, la potatura e quant'altro. Nella stessa occasione ho detto: è un peccato perché eravamo presenti circa 60 persone. Io ho detto che ognuno di voi dovrebbe essere presente nella riunione del comitato educativo. La sesta circoscrizione, grazie a Dio, ha un comitato educativo, è l'unica in Italia ad avere un comitato educativo. Una delle cose che si sarebbe potuto fare, perché in una riunione plenaria di un paio di anni fa oramai. In un'associazione in via di Michelangelo era presente il commissario Mancuso, dove si era offerto di impartire insieme a un suo collega, tra l'altro lui è abilitato per far questo, si era interessato per impartire le norme a un'associazione che si doveva chiaramente istituire o comunque sempre facendo parte del comitato chiaramente di nonni, di genitori, di genitori che al momento non lavorano e potevano fare un servizio di sorveglianza come quello che c'è nella scuola delle suore dietro l'ex Grande Migliore, se così possiamo chiamare, patrocinata dal comune e quindi della Polizia Municipale. Quella è patrocinata dalla Polizia di Stato, infatti non so se avete mai fatto caso alle pettorine, c'è scritto Polizia di Stato, associazione in collaborazione con Polizia di Stato, sono le pettorine Bordeaux. L'avremmo potuto Grazie. fare con. Prego? No, niente, forse un errore. L'avremmo potuto fare benissimo nell'occasione a venire, ma i presidi non erano quasi mai presenti, perché più di due o tre presidi non abbiamo mai riscontrato. Quindi ho colto quell'occasione per dirgli: capisco gli impegni che ognuno di noi ha, forse in questa modalità telematica
era più è più facile incontrarsi, quindi invito a ognuno di voi a nel mese a seguire, chiaramente poi si è concordato in quella stessa riunione di farlo ad ottobre, perché fino al 4 di ottobre c'erano scuole chiuse per via delle votazioni e quindi dei ballottaggi, per così si può dire, o del referendum, ora non ricordo bene quale fosse la votazione. Comunque si era pensato di farlo dal 4 ottobre in poi, quindi non a settembre. Ho riferito questo al presidente, il presidente stava organizzando questa riunione telematica, che ad oggi non abbiamo alcuna notizia, quindi non c'è né in programma e né niente, ma ci sarà chiaramente, speriamo di farlo entro ottobre. È superfluo dire che, già l'avevo detto l'altra volta, ognuno di voi, essendo consiglieri di circoscrizione, quindi siete in automatico all'interno del comitato educativo, al di là di chi ha dato l'adesione, chi ha fatto formale richiesta di adesione, perché oltre a essere dentro il comitato educativo, sapete benissimo che il comitato educativo ha 4 tavoli tematici proprio per differenziare bene i ruoli e comunque le competenze di ogni tavolo. Quindi se il consigliere non ha fatto richiesta di adesione, automaticamente è dentro chiaramente il comitato educativo, perché la delibera è stata una delibera circoscrizionale, seppur della scorsa consigliatura, mentre chi ne ha dato adesione ha già partecipato alle riunioni e si è inserito dentro un tavolo tematico. Quindi comunque sia, consigliere, se noi riceverete tutto notizie, chiaramente non oggi per domani, e poi l'invito ufficiale, anche perché sarà su questa piattaforma, quindi ci sarà l'invito con il collegamento, ma comunque si deve tenere, non si terrà, è necessario tenere per capire se possiamo collaborare assieme, altrimenti non risolveremo mai queste piccole problematiche, tra virgolette piccole, che si potrebbero risolvere anche all'interno del comitato, con l'ausilio del comitato educativo. Non si era reso altre domande? No, perfetto. Perfetto. Va bene a lei. Ci sono altre comunicazioni? In chat non vedo a nessuno. Quindi, dottor Manfre, possiamo procedere con l'ordine del giorno. Sì, no, non sto aprendo l'ordine del giorno. Lo metto io in evidenza? No, vabbè, tanto procediamo ora per ordine cronologico, vediamo se si apre. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, quindi a questo punto io voglio un attimo contezza. La mozione numero 1 a firma del consigliere Nona, che già era presente nel vecchio ordine del giorno, quindi rifacimento Cercine, manto stradale via Filippo Paladini di fronte chiesa San Giovanni Apostolo, colorativo livellamento radici, è stata approvata? No, in mia assenza? Perché io non c'ero, ok. Quindi il nuovo ordine del giorno, perché la settimana scorsa era assente il consigliere Nona, quindi cesso, e poi è uscito anche il consigliere Aresi, quindi credo che abbiamo approvato solo una mozione alla consigliera Tumbarello. Sì, la numero 12. La numero 21, no 12. La numero 21. 21. Esattamente, numero 21. La numero 12, però, ha ragione il consigliere Manfre, anche se di Cannella è stata anch'essa approvata, che era quella della messa in sicurezza. Sì. Esatto, quindi me li depenno, così già siamo pronti per il prossimo mese. Quindi abbiamo approvato solo queste due mozioni ad oggi. Sì. Va bene, allora procediamo in ordine. Mi è risultata solo la 12, perché dalla 13 in poi ancora non le ho ricevute, non le posso mettere in condivisione. Sì, no, ma tanto quella la 21 la faccio
istantaneamente, quindi oggi lo completo, li sto quasi completando, perché sto scrivendo il protocollo in ogni mozione e trasformarla in PDF, quindi un poco di tempo me lo occupa. Allora, quindi a questo punto, dottor Manfredi, chiedo il prelievo io del punto numero 6 all'ODG atti ispettivi. Chiede prelievo della mozione numero 6? No, io volevo prelevare direttamente l'atto, scusate, il punto numero 6, atti ispettivi. Lo faccio così io, la richiesta, e poi procediamo in ordine, visto che è la 1. Si può prelevare direttamente la 1? Ma sì. La mozione numero 1... Ok, perché io passo direttamente a 1. Perfetto, quindi... prelievo della mozione. Lo chiede lei o lo chiede il consigliere Nonna? No, io per questo, vabbè, lo posso anche chiedere io. Io dico, avevo chiesto io il prelievo del punto numero 6 all'ODG che è atti ispettivi, prelevavamo il punto e poi andavamo in ordine senza prelevare la mozione. Facevo che la richiesta del prelievo del punto, per questo, visto che era la numero 1. Allora, chiede il prelievo del punto. Sì. Numero 6, per questo. Così poi siamo in ordine. Del punto numero 6 all'ordine del giorno. Esatto. Lo possiamo fare gentilmente, visto che sono passati un po' di minuti, anche se penso che sia quello il numero per appello nominale, dottor Manfredi. Sì, sì. Nominale. E allora, prelievo, punto, arei su. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Nona. Favorevole. Maraventano è assente. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Consigliere Susino. Tumbarello. Presente, favorevole. Valenti. Favorevole. Valenti favorevole. E allora, Susino è sempre assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 presenti. Il prelievo è approvato all'unanimità. Perfetto, quindi decido il consigliere Susino rispetto agli altri. Sì, al momento è fuori. Va bene. Prego, consigliere Nona, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora si procede col punto 1, giusto? Sì, si procede in ordine, sì, col punto numero 1, con la mozione perfetto. Numero 1 degli atti ispettivi. Allora, per appello nominale, presenti 8, approvato unanimità. Si procede con l'esame della mozione numero 1 avente per oggetto mozione numero 1 rifacimento Cerci in vanto strada le via Filippo Paladino di fronte chiesa via Filippo Paladini di fronte chiesa San Giovanni Apostolo con relativo illustra delle radici. Prego consigliere Nona, ne ha facoltà. Grazie Presidente. E allora questa mia mozione, Presidente, parla di due alberi che sono di fronte alla chiesa San Giovanni Apostolo, facendo un sopralluogo ho visto che ci sono le radici che hanno sollevato sia il manto stradale che stanno addirittura spostando addirittura il marciapiede perché già è quasi diciamo staccato con le radici. Giustamente chiedo a questo consiglio di approvare questa mia mozione per quanto riguarda l'allevamento diciamo delle radici e il rifacimento del ripristino del manto stradale. Sempre una questione sempre di sicurezza pure per i residenti che passano pure da questo diciamo marciapiede e per evitare diciamo incidenti per i residenti. Grazie Presidente, io ho finito. Grazie a lei, consigliere Nona. Se non ci sono interventi alla Presidente, stessa mozione. No, Presidente, sì, io credo che tutta la Chiesa,
di fronte alla chiesa dove? Io non ho capito dove. Perché di fronte alla chiesa può essere in via Basiano da Trani, via Paladini, ma via Paladini fronte, dove? Di fronte alla chiesa dove c'è il passaggio dove, metro. Della metro tra scusate, consigliere Vale, consigliere Nona, non c'è via Paladini, stiamo parlando di via Paladini, ma non so via quindi, Paladini che cosa intende. Consigliere no. Il numero 7 o il numero 12? Consigliere Valenti, mi perdoni. Non ho capito. Io lo dico io, però non mi faccia parlare. Cioè, senti, parla sempre lei, si convince che ha ragione. E mi dispiace che lei che conosce il quartiere meglio di chiunque altro. L'ha inventato lei il quartiere San Giovanni Apostolo. Ok, se Antonio Nona mi parla di via Paladini, io devo sapere se... Consigliere Nona, consigliere Valenti, mi scusi. L'oggetto già parla chiaro. Rifacimento c'è via Filippo Paladini di fronte alla chiesa, la chiesa San Giovanni Apostolo okay. Affaccia su due vie okay. O la via Filippo Paladini okay. O la via Barisano Patrani, quindi se di fronte okay. Alla via Filippo Paladini dove? Di fronte dove? Via Filippo Paladini, consigliere Valenti, però mi deve fare rispondere dove dice sempre. Di fronte alla chiesa San Giovanni Apostolo c'è solo un di fronte su via Filippo Paladini, che è dove c'è il fino al tram. Non ce n'è altre scamotage, perché di fronte da quel lato siamo in via Bresano da Trani. Negli altri due di fronte siamo su due vie interne, quindi solo un fronte c'è. Presidente, mi faccia rispondere Antonio Nona. Antonio, stai parlando dal civico 8 al civico 12? Il civico dopo l'otto che viene la chiesa ok con va bene ora abbiamo capito dove ok vabbè. C'è grazie, il marciapiede dove è questo è il civico 4 che ne sa so? No, no, mi deve dire il civico di fronte a Bresano da Trani qua non è menzionata la che Bresano da Trani, quindi non c'entra niente che Bresano da Trani. Però io volevo sapere dove il civico era, comincia dal numero 2 e finisce al numero 1. Mi scusi a me, consigliere Valenti, da domani mi adeguerò anche a capire cosa voleva dire lei. Vabbè, Presidente, infatti io ho detto a consigliere Nona di specificare quale civico era. Se era della civico 4, ho capito. Perché di fronte alla chiesa ce ne sono tanti civici. Parte dal numero 4 e finisce al numero 12. E capito, non sapevo dove era. Ok. Grazie, consigliere Valenti, per la sua attenzione. Non ci sono altre comunicazioni? Sì. Ciao, consigliere Valenti. Dottor Manfredi, possiamo porre per appello nominale? Sì. Antonio. Mozione numero 1. Ora, 12:10. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Nona. Favorevole. Maraventano assente. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susino. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Antonio, favorevole. Grazie. Susino assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti. Approvata all'unanimità. Grazie dottor Manfredi, grazie a tutto il consiglio. Io invece ringrazio tutto il consiglio perché il grazie è a ognuno di noi. E allora, presidente, io esco, presidente. Va bene, buona giornata. Anche io, Nona. Anche io. Esco buona anche giornata, io. Arrivederci, presidente. Arrivederci a lei. Valenti era studatore, giusto, dottor Manfredi? Sì, quindi alle ore 12:12. Escono consiglieri Nona e Valenti. Ne siamo presenti 6. E lo sostituiamo con Pernice. Si sostituisce Valenti con Pernice nel collegio degli scrutatori. Per favorevoli contrari. Favorevoli contrari, presenti 6, approvato unanimità.
Continuiamo con la mozione numero 2, anche se al momento il primo proponente, il primo firmatario, il consigliere Tusin, a parte che assente, aveva chiesto comunque un attimo la sospensione della stessa per verificare alcuni stati. Quindi la mozione numero 3, a firma del consigliere Resu, avente per oggetto il rifacimento e scarificazione asfalto via Resuttana. Prego, consigliere Resu, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Presidente, questa mozione nasce dalle mozioni che avevamo già presentato precedentemente, ma considerato che il lavoro non è stato effettuato per problemi della RAP, che si doveva interessare della scarificazione dell'asfalto nuovo, e avendo il comune dato un appalto nuovo, dico, mi è sembrato opportuno. Io lo dico oggi come cappello perché ne ho presentate diverse. In base a tutte le richieste, tutte le mozioni che avevo fatto precedentemente, le sto ripresentando, concordando il tutto anche con il presidente Limuri, ne avevo già parlato. Quindi, siccome l'asfalto di via Resuttana risulta ormai molto scivoloso per la sicurezza degli automobilisti, ma soprattutto dei motociclisti, chiedo che venga scarificata la zona, cioè tutta la strada di via Resuttana, con l'asfalto, riposizionando l'asfalto nuovo. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Aresu. Sì, in realtà abbiamo fatto un lavoro meticoloso che è durato tanti giorni, ovvero fare il confronto con le opere pubbliche, con i piani triennali, i piani annuali e cercare di ripresentare quelle mozioni approvate nella scorsa consiliatura con veramente datate, perché comunque qua ci sono i termini per la prescrizione, perché questa di qua addirittura era stata approvata nel 2014, se non erro, quindi comunque già siamo a 6 anni, non esiste più nei piani triennali, non esiste più nei piani annuali, non esiste più nei piani RAP, e quindi evidentemente deve essere anche prendendo appunto questa occasione che dal prossimo anno la manutenzione strade è affittata a una ditta terza e non più alla RAP. Cercando di sperando che questa volta venga fatta. Tra l'altro, questa via Resuttana, mi permetto un attimo e faccio una chiosa, consigliere Resu, è stata soggetta anche ad un grave incidente avvenuto circa 10 anni fa, proprio per il manto oramai molto liscio, e quindi non solo con effetto aquaplaning, quindi non solo quando piove, ma anche quando è in giornate primaverili, comunque in giornate di sole, quindi non piovose, è veramente molto pericoloso. Tra l'altro, appunto, un incidente grave che ha coinvolto un motociclista proprio all'altezza. C'è una piazzetta qua con una famosa pizzeria, non voglio fare alcun tipo di pubblicità, e Piazzale quindi è stata soggetta. degli Alpini, ti dico la piazzetta. Piazzale degli Alpini, ecco, non mi ricordavo in questo momento la piazzetta come si chiama. Piazzale degli Alpini, proprio in concomitanza con Piazzale degli Alpini c'è stato un grave incidente. Tra l'altro, anche noi siamo usciti con un comunicato stampa nella scorsa consiliatura proprio per rivendicare questo rifacimento asfalto che non è mai avvenuto. Quindi non può che trovarmi favorevole appunto per i tempi lunghi che ormai sono trascorsi. Prego, consigliere Tombarelli. Sì, io mi permetto, diciamo, di muovere solo un appunto, ma non ritenete che presentare una mozione ora, tenuto conto che noi sappiamo che le nostre mozioni poi verranno una volta trasformate in delibere, verranno trasmesse. Consigliere, mi scusi, la sento appena appena, non Mi riesco a. sentite? Mi sentite? Ok, allora non trovate che approvare ora una mozione del genere significherà che verrà trasmessa come regolarmente avviene agli uffici della RAP, che sappiamo benissimo non effettueranno alcuna manutenzione come non hanno effettuato. Hanno effettuato negli ultimi anni solo il 3% di tutto quello che era il rifacimento di marciapiedi e manto stradale. Non avrebbe più senso queste mozioni presentarle dal marzo 2021, tenuto conto che fino al marzo 2021
sarà sempre la RAP a doversi sulla carta, perché solo sulla carta, precisiamo, sarà tenuta la RAP a effettuare il rifacimento. Approvarla ora significa che queste mozioni verranno trasmesse alla RAP, finiranno in un cassetto. Con che garanzia voi pensate che la RAP avrà la premura di trasmetterle all'azienda privata che si prenderà l'incarico? Io mi permetto di muovere questa riflessione, poi siete liberi di procedere come ritenete. Io in realtà, chiaramente questa è una scelta, è una buona osservazione questa, è una scelta che tocca sicuramente al consigliere Resu. Io pensavo che i tempi fossero maturi perché chiaramente dal diventare delibera, dalla pubblicazione e da quando diventa la delibera esecutiva passa circa un mese, poi non viene trasmessa, la RAP viene trasmessa per conoscenza, questa di qua viene trasmessa alle opere pubbliche, chiaramente che ne devo autorizzare il rifacimento, quindi già siamo a un mese e un altro mese, siamo a circa due mesi da oggi, quindi già siamo a dicembre. Siccome a gennaio poi ci sarà si dovrà stilare il nuovo piano delle opere pubbliche, io secondo me si potrebbe aspettare qualche mese, però considerate che ci sono nell'ordine del giorno di queste strade urgenti non fatte e che già hanno passato 5 anni alla pubblicazione, circa 10 mozioni, quindi non li facciamo tutti in un giorno, a meno che non ci vogliamo impegnare a farle a gennaio, a febbraio, tutte in un giorno, allora è diverso. Quindi o si aspetta un attimo e si cominciano a votare questi qua all'anno nuovo, tanto sicuramente possono rimanere. C'è un motivo per cui devono rimanere 2 o 3 mesi, l'abbiamo ampiamente letto qual è il motivo, sempre su scelta del consigliere Resu, e si cominceranno a discutere da gennaio, altrimenti si cominciano ora. Comunque sia, un lavoro importante ora viene fatto, perché se a marzo, quindi iniziano la manutenzione strada, e noi, chiaramente noi. Non è egoisticamente, ma è il nostro lavoro, quindi non voglio essere etichettato come egoista, ma semplicemente perché facciamo il nostro lavoro, ci auspichiamo che il prima possibile vengano fatte le nostre strade, quindi con dei documenti alla mano, diciamo, se così possiamo chiamarli, una graduatoria. Quindi questo, una cosa è arrivare a marzo dicendo noi abbiamo deliberato quando abbiamo deliberato 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa. Chiaramente tutti ci dicono, ma ne abbiamo avuto anche dimostrazione quando abbiamo fatto il sopralluogo, di che è un paragone che non c'entra niente con gli asfalti, ma per rendere meglio l'idea, quando abbiamo fatto il famoso sopralluogo alla Villetta Brunelleschi, poi sappiamo perché non è andato avanti per problemi interni di Villa Giardini, ci hanno chiesto se c'era una delibera, gliel'abbiamo fornita, una delibera mia della scorsa consigliatura, hanno detto ma una cosa più recente e ci può essere, abbiamo dovuto rideliberare il parco giochi. La stessa cosa succede qua. Una cosa è arrivare a marzo dicendo ok, la RAP l'ha tenuta nel cassetto, ma le opere pubbliche ancora ce l'ha. Ci andiamo con la delibera è del 12 ottobre, quindi comunque del 2020, sicuramente non è ferma a quella del 2014. Quindi possiamo sicuramente intraprendere una delle due strade. Dico, non ho nessun problema a lasciarla all'ordine del giorno e cominciarla a trattare da gennaio, altrimenti ci portiamo il lavoro avanti. Questa è una scelta che deve fare sicuramente il consigliere Resu, che è il proponente. Sì, Presidente. Dico, nell'era del click day, se dovesse succedere questo, dico, noi già siamo pronti con tutte cose in regola. E poi se viene trasmessa la RAP dovrebbe quantomeno mandarla, dico, anche a questa nuova società. E se non lo dovesse fare la RAP, il Comune stesso, una volta deliberato, dovrebbe mandarle appunto a questa nuova società che si dovrebbe occupare di questo. Presidente, io volevo aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda questa mozione. Considerato già c'è stato un precedente, un incidente, e visto che per molte persone, per molti cittadini, la circoscrizione non si interessa molto, se dovesse succedere qualcosa in questo periodo, quantomeno la circoscrizione già ha presentato un atto. A vista di tutti, cioè, lavoriamo. Poi, se non vengono fatti per come sono stati fatti, dico noi come circoscrizione ci togliamo qualsiasi responsabilità. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Aresso. Sì, chiaramente essendo all'ordine del giorno e non avendola trattata, se decidiamo di non trattarla per i motivi predetti, comunque viene meno il nostro senso di responsabilità. Quello di, agli occhi degli altri, mi creda, consigliere Aresso, mi importa meno di zero, veramente, perché non credo che ci sia nessuno che mi possa giudicare su quello che faccio, quello che facciamo da consigliere di circoscrizione. Quindi, però, chiaramente, ora che l'abbiamo vista la mozione, non votarla sarebbe, verremmo meno sicuramente a un senso di responsabilità. Secondo me i tempi sono maturi, giusto per dare una risposta alla consigliera Tumbarello, perché tra 5 mesi, dico 5 mesi, sono quasi tempi burocratici che ci sono. E poi, alla RAP io sono sicuro che questa delibera non arriverà mai, perché è chiaro che non può arrivare se non la nostra conoscenza, ma della RAP della nostra conoscenza se ne fa poco se non ha l'autorizzazione delle opere pubbliche. Quindi, comunque sia, sono sicuro che neanche arriverà alla RAP, cioè le opere pubbliche non autorizzerà mai la RAP a questo tipo di lavoro, perché sa che a 5 mesi siamo in scadenza e predisporre un asfalto di una strada così grande a 5 mesi dalla scadenza della gara d'appalto è veramente impossibile. Quindi, consigliere Aresu, mi è sembrato che vuole proseguire sulla via dell'approvazione. Se la consigliera Tumbarella ha qualche altra cosa da aggiungere, magari è più convinta ora. No, io la voterò comunque favorevole, ci Sì, mancherebbe è altro. piacere, Nicola ha questo era semplicemente scontato. un'osservazione, ma ci Sì, ma mancherebbe. dico, mancano Non cinque. dico la validità della mozione, semplicemente No, perché. no, io più che altro anzi ho l'urgenza e la premura che è appunto di essere inserito, scusatemi, di essere inserita in quella. Sono in seduta, ci sentiamo dopo. Più che altro, anzi, sono propenso io a farle il prima possibile e inserirle in quella virtuale o ipotetica graduatoria che sicuramente ci sarà, perché è chiaro che a marzo ci sarà la lotta per tutti gli asfalti che si trovano a fare a Palermo, quindi mi vorrei trovare pronto con un documento, io questo, quindi io sono convintissimo anzi di votarla ora, devo essere sincero. Consigliere, dottor Manfredi, mi perdoni, possiamo procedere per appello nominale. Ci assicuriamo un attimo che gli scrutatori sono presenti. Se non facciamo l'appello non lo possiamo sapere. No, 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 beh, li vedo qua tutti e tre presenti. Quindi lo possiamo fare, possiamo votare per appello nominale. Si pone in votazione la mozione numero 3 per appello nominale. Aresu. Favorevole. Cannella, Di Favorevole. Muli, Favorevole. Nona, assente, Sì, non era uscito, l'avevo detto. Pernice, Favorevole. Sino. Favorevole. Susino, assente. Tumbarello, Favorevole. Valenti, assente. Presenti 6, approvato all'unanimità. Perfetto. Procediamo con la mozione numero 4, sempre a firma del consigliere Aresu, avente per oggetto rifacimento e scarificazione asfalto via Bertolini. Consigliera Aresu però ci comunica che deve lasciare l'aula. Quindi alle ore 12:27 esce il consigliere Aresu. I presenti sono 5.
Allora, a questo punto neanche si può trattare, quindi vista la mancanza di un nuovo legale, il Presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10.30. Facciamo sì, la votazione per la sostituzione da Reisu o lo accettiamo così? Tanto è no, invece il dottor Manfred la vorrei fare perché il consigliere Susin è uscito senza dire niente. Lui di solito saluta, è educatissimo, quindi potrebbe per non averlo fatto io sono sicuro che ci sia un problema di collegamento, altrimenti votazione... non si sarebbe rifiutato nel salutarci. Si pone in votazione per appello nominale che la sostituzione di del consigliere Areisu con? Sì, con il consigliere Tumbarello. Tumbarello. Sostituzione Areisu. 12:28. Areisu assente. Cannella? Favorevole. Di Muli? Favorevole. Nona assente. Maraventano assente. Pernice? Favorevole. Sino? Favorevole. Susino? Assente. Assente, sì, non Tumbarello? Favorevole. Valenti? Assente dichiarato. Presenti 5, manca il numero legale. Perfetto, il Presidente chiude la seduta e la rinvia domani alle ore 10.30. Buona giornata a tutti, signori. Buona giornata a tutti. È convocata domani. Dottor Manfredo, domani è convocata. Sì. Aspetti che tolgo la registrazione. Arrivederci. Arrivederci.